molto rapidamente i dati del Consiglio dei Ministri. Avrete nelle prossime ore i testi, a questo punto credo che siano liberabili dei decreti legislativi arrivati alla lettura finale sul fisco, sulla certezza del diritto, che semplifica, un passo in avanti importante dopo tante polemiche, un elemento di grande passo in avanti, non sarà naturalmente l'ultimo, e sulla fatturazione elettronica, sull'invio dei dati telematici, un altro elemento di novità non banale. Considerate che la fatturazione elettronica sta sempre di più diventando una delle chiavi di successo della semplificazione amministrativa, sia nel rapporto con i privati che all'interno ovviamente delle pubbliche amministrazioni. Molto bene, sul lavoro del Consiglio dei Ministri ci sono poi alcuni elementi che credo avranno la vostra curiosità. Mi riferisco ad esempio al prima esame preliminare che abbiamo fatto del testo che permette di entrare nelle forze armate anche a persone che non avevano i requisiti fisici del passato, una delle indicazioni bipartisan che erano arrivate dal Parlamento. È un esame preliminare, è preliminare anche l'esame altrettanto importante sulle classi di concorso in vista del concorso per i docenti e i professori, quindi per l'ulteriore investimento sul corpo docente, sulla classe docente che si terrà, come sapete, a norma della legge della buona scuola, che credo sia la 107, non so come che numero di legge è, ma insomma penso che anche questo sia un elemento di grande importanza. È la 107, sì? Vedo, no, state parlando. Non abbiamo, vedremo che numero di legge è. E naturalmente il Consiglio dei Ministri, che è stato particolarmente attento a evidenziare l'ultima settimana di sforzo finale prima della chiusura del Parlamento per la pausa estiva, con quest'oggi l'approvazione in prima lettura della legge di modifica di alcune, della riforma, della RAI, la legge di riforma della RAI, che ha ottenuto il via libera del Senato con qualche incidente ieri, con il voto negativo su un emendamento ieri che però non ha pregiudicato la conclusione del percorso al Senato. Vedremo adesso alla Camera se e come correggere quel passaggio di cui si è discusso ieri. La conclusione in commissione quest'oggi del disegno di legge sulla pubblica amministrazione, siamo alla terza e crediamo definitiva lettura, ragionevolmente la settimana prossima il Senato licenzierà definitivamente il disegno di legge sulla pubblica amministrazione, cui seguiranno poi una serie di decreti legislativi, e naturalmente il lavoro dei decreti che prosegue e che porterà entro giovedì a chiudere tutte le partite ancora aperte all'interno della Camera. Quindi molto bene il lavoro parlamentare e dell'azione di governo. Se ci sono delle domande le prendo volentieri, immaginando che nessuno di voi vorrà approfondimenti sulla fatturazione elettronica, però magari sì, magari vediamo. Non, prego. Sì, volevo chiederle a proposito della RAI. Della RAI. Che fa un sacco di fatture elettroniche, quelle della esatto. RAI. No? Esatto. Non ha pregiudicato il merito complessivamente, appena detto, lo considera però un segnale politico da parte della minoranza del suo partito? Bene, siamo proprio sulla fatturazione elettronica. Le altre due o tre domande che prendo? Prego. C'era il Fatto Quotidiano, no, vorrei che poi, non vorrei, per carità, Roberto, difendiamo la libertà Sky, del fattoquotidiano.it. Vorrei sapere se dal governo arriveranno provvedimenti rispetto a quanto sta accadendo a Fiumicino e quanto è accaduto negli ultimi giorni. Presidente, buongiorno, mi ricollego in parte alla prima domanda del collega. Le volevo chiedere qual è oggi secondo lei il maggior problema all'interno del PD. C'è stata la vicenda della RAI, ma c'è stata anche la decisione, il cambio di decisione repentino il giorno prima, diciamo, sul senatore Azzolini. Lei non è andato al comizio conclusivo, alla festa del partito, non era mai accaduto. C'è un problema di condivisione delle scelte. Al comizio conclusivo?
il comizio previsto, la festa del partito, lei non è andato? È domenica 6 settembre il comizio conclusivo della festa del PD, cioè quella di Roma, quella di Roma. Per voi romani capisco che è una festa fondamentale. Nel calendario c'era comizio, benissimo. È andato il giorno prima, non è andato poi al comizio. Poi il comizio conclusivo della festa dell'unità è una cosa che è di una parliamo della festa rilevanza di Roma. E potenza enorme, domenica 6 settembre ore 18, ore 17. Il presidente prima c'è da andare anche a premio Monza. Premiare, prego. Concludendo, il presidente del suo partito ha detto è impossibile andare avanti così, se il dissenso diventa la norma non è più un partito. Grazie. Quindi la domanda è sul PD. Bene, che fa un po' di fattura elettronica anche il PD? Ogni fa poche perché... Prego. TV2000, la fatturazione elettronica è interessantissima, ma anche i dati Istat, l'altalena, ahimè, su e giù. Grazie. Ultima, no, posto così direi. Provo a rispondere alle quattro questioni, due sono di natura politica, partitica, una riguarda Fiumicino e una riguarda la situazione economica. Partirei da quest'ultima, se siete d'accordo, se me lo permettete. Il dato complessivo dell'occupazione continua ad avere degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Voi sapete che noi abbiamo avuto un dato straordinario ad aprile e poi negativo rispetto ad aprile sia a maggio che a giugno. Questo non pregiudica il segno più dall'inizio dell'anno, ma ovviamente dimostra che ancora c'è molto da fare sui dati dei posti di lavoro. Tutto sommato questo è abbastanza comprensibile. Noi con il Jobs Act abbiamo, tra virgolette, un po' stimolato l'occupazione, anzi l'abbiamo pure stimolato. Abbiamo fatto un grandissimo investimento sui posti di lavoro e questo ha consentito di tornare al segno più, ma l'occupazione è l'ultima cosa che riparte dopo un periodo di crisi. Prima ripartono produzione industriale, PIL, consumi. In questo senso i dati che vediamo sono dati ancora timidi, questa è l'espressione che utilizziamo sempre, ma dati incoraggianti. Nel senso che la produzione industriale, le ultime rilevazioni della produzione industriale lasciano sperare che sia positivo anche il PIL del secondo trimestre, il cui dato verrà fuori il 14 agosto, quindi fino al 14 agosto non saremo in grado di conoscere il PIL nel dato Istat del aprile-giugno. I dati dei consumi che stiamo vedendo e monitorando, la grande distribuzione soprattutto ci continua a dare dei dati che sono finalmente di segno positivo, vuol dire che i consumi sembrano tornare leggermente a crescere e quindi il quadro è un quadro ancora molto lontano da quello che noi vogliamo che diventi, ma la direzione è quella giusta, si è passati dal segno meno al segno più anche sul dato del lavoro dall'inizio dell'anno, ma c'è ancora moltissimo da fare. Se devo invece commentare specificamente i dati Istat, il segnale che è poco comprensibile per chi ci segue da casa, noi ci abbiamo messo un anno per capirlo, ma che è interessante, è che crescono sia gli occupati che i disoccupati sull'inizio dell'anno. E uno dice, com'è possibile? Se cresce l'occupazione diminuisce la disoccupazione e viceversa. No, perché quelli che vengono, ovviamente sto parlando del dato statistico, ma quelli che vengono considerati inattivi, cioè quelli che sono gli sfiduciati, quelli che sono rassegnati, che erano sfiduciati o rassegnati, tornano a crederci. Cioè aumenta il numero delle persone dall'inizio dell'anno che ha trovato un posto di lavoro, ma aumenta anche il numero di persone che lo sta cercando. Questo di per sé è l'indice di una piccola ripartenza, ripeto, ancora c'è moltissimo da fare. Vi segnalo, perché possa essere messo alla vostra attenzione, un dato straordinario delle aziende pubbliche nelle semestrali, in particolar modo quelle quotate in borsa, Eni, Enel e Finmeccanica, diciamo le tre di proprietà, diciamo con una significativa partecipazione dello Stato. I risultati di Eni sono oggettivamente molto molto positivi e quello che più mi colpisce di Eni, per sottolineare gli aspetti positivi, è anche il grado e l'entità delle nuove scoperte, per cui Eni è un'azienda veramente messa in ottima, che sta in ottima salute.
nonostante il calo del petrolio, che ovviamente fa contenti i cittadini se diventa diminuzione del costo della benzina, ma che per le aziende che fanno petrolio, ovviamente, che lavorano nell'oil and gas, ovviamente incide sugli utili. Molto bene Enel, fatto a un punto qualche giorno fa, non soltanto con Claudio Descalzi, che è l'amministratore delegato di Eni, ma con Francesco Starace, proprio la settimana scorsa abbiamo fatto un quadro molto dettagliato e puntuale, dati significativi anche nel settore energetico e nel settore delle rinnovabili per Enel, e dati molto positivi anche per Finmeccanica, che ha chiuso una semestrale molto buona. Tra l'altro l'ingegner Moretti sarà con me in Giappone, credo che sia un fatto molto molto positivo vedere i dati di Finmeccanica. Segnalo anche, chiudo per questa pagina di pubblicità Progresso che ho dedicato alle aziende pubbliche, un'azienda che non è in borsa ma che sta per andarvi, che è Le Poste. I dati delle Poste non so se sono già stati resi pubblici, nel caso credo di non poterlo fare, non credo di poterli dire io, però da azionista, diciamo, con il ministro Padoan abbiamo ricevuto ieri l'ingegner Caio. I dati sono veramente molto positivi della semestrale. Aggiungo che abbiamo fatto un'operazione di vera spending review sulle Poste, perché con la modifica del servizio universale che ci porta all'avanguardia dell'Europa c'è un risparmio di circa 100 milioni di euro ogni anno per il contribuente, quindi è veramente un fatto molto positivo. Quindi Descalzi, Moretti, Starace, Caio stanno facendo un grandissimo lavoro, vorrei dire loro il mio grazie, perché come sempre un albero che cresce, una foresta che cresce fa meno rumore di un albero che cade. Rapidissimamente sulle questioni di Fiumicino, ho parlato questa mattina con l'ingegner Castellucci, amministratore delegato di Atlantia, che è il soggetto, diciamo, anche proprietario con la maggiore partecipazione all'interno dello scalo di Fiumicino, dopo aver parlato nei giorni scorsi con le autorità politiche interessate, dai ministeri al settore della protezione civile. È evidente che Fiumicino, che sta segnando un più 7%, quindi un dato molto positivo, e che sarebbe stato decisamente superiore se non fosse accaduto quell'elenco di problemi che è iniziato con il mese, mi pare, di aprile, se non ricordo male, con il primo incendio, quello che poi ha creato le difficoltà che sapete, a mio sommesso avviso un hub fondamentale per il futuro del Paese. Dovremo, credo, fare tutti uno sforzo maggiore, anche come pubblico, per affrontare meglio ciò che va affrontato. Credo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dovremo fare un punto di visione strategica per i prossimi anni. Lì probabilmente occorrono più treni, occorre ancora più forza di polizia, occorre una gestione insieme al sindaco di Fiumicino e ovviamente alla Regione Lazio. Lavoreremo per valorizzare sempre di più anche i dintorni e la gestione dell'area. Dico che, questa è una mia opinione, noi abbiamo bisogno di investire moltissimo nelle strutture aeroportuali. Se penso che Fiumicino appunto ha fatto il più 7 in questa situazione, vi rendete conto di quanta straordinaria occasione ha il nostro Paese di poter tornare a offrire servizi di altissima qualità, cosa che nell'ultimo periodo è mancata per i noti motivi nell'aeroporto della capitale. Sono ottimista sul fatto che finalmente si possa svoltare pagina. Naturalmente stiamo verificando se gli ultimi eventi sono dolosi o casuali. La lettura non tocca a me dirlo, avete letto come tutti voi la ricostruzione dei fatti, la vedremo nelle prossime ore, però è un tema che per noi è prioritario, perché quando un paese sta ripartendo sul turismo, il più 7 che sta facendo Fiumicino, bisogna avere anche la forza e il coraggio di dire che non è possibile che accadano le cose che sono accadute in questo periodo, e che dovremo fare una verifica da tutti i livelli per individuare responsabilità e eventuali colpevoli laddove fosse doloso. Le due questioni politiche, la RAI, la riforma della RAI nel merito, io credo che ci fossero in quella norma alcuni punti interessanti, penso alle emittenze locali, c'era una delega anche che coinvolgeva, quindi francamente il motivo per cui
Il motivo di merito mi sembra importante, poi naturalmente il governo può sempre intervenire sul canone, basta che faccia una proposta per la legge di stabilità e come sapete, quindi la delega aveva un obiettivo un pochino più ampio. Mi pare che sia stato un segnale di natura politica, come voi avete detto, assolutamente sì, è ovvio che sia così, anche perché sembrerebbe abbastanza strano che il voto di coscienza sulle riforme costituzionali casualmente fosse lo stesso anche su un emendamento della RAI o su un posizionamento congressuale. È evidente che una parte del PD ha voluto approfittare di molte assenze, come erano quelle in quella fase, per dare un messaggio. Io credo che il nostro obiettivo non sia quello di passare il tempo a dare messaggi, ma sia quello di cambiare il Paese, quindi andiamo avanti con molta decisione e con molta determinazione, ognuno si assume le sue responsabilità. Il Senato ha i numeri per andare avanti, credo che le polemiche all'interno del PD dovrebbero essere gestite dentro il gruppo del PD e che, a meno che non ci siano episodi di voti di coscienza, uno all'interno dell'azione parlamentare dovrebbe fare ciò che viene deciso all'interno del gruppo. Quando noi eravamo minoranza abbiamo fatto questo. Se qualcun altro vuol fare in un altro modo, se ne assuma le responsabilità, lo dica, però i numeri ci sono lo stesso, ci sono sia alla Camera che al Senato. Certo, ieri mancavano 90 senatori, era in corso la direzione di NCD, c'era il governo che era tutto fuori dall'aula, il governo, i membri del senatore, dal ministro Pinotti al ministro Giannini, parlo dei membri del governo che fanno parte del Senato, il sottosegretario, i vari sottosegretari che erano impegnati in azioni di governo, come giusto e doveroso che fosse, per cui è evidente che è stato un messaggio politico, ma è evidente che è un messaggio che non ci preoccupa e soprattutto andiamo avanti più convinti di prima e più decisi di prima. Qui c'è un patto che noi abbiamo con gli italiani, chi ha voglia di discuterne all'interno del partito ne discute all'interno del partito. Se si fanno mancare i voti in aula ne prendiamo atto, è evidentemente un metodo che non mi appartiene, che io non condivido e che mi sembra poco rispettoso dell'idea stessa di comunità, ma non è una cosa che ci fa paura perché è sempre accaduto così dall'inizio del nostro governo e tuttavia abbiamo portato a casa la riforma costituzionale, siamo alla terza lettura, come sapete siamo andati sotto in un paio di emendamenti, direi sicuramente al Senato e forse anche in Commissione alla Camera, se non ricordo male, sulla legge elettorale in un paio di circostanze si è ballato sul filo dei numeri, su tutte le norme, direi, sulla giustizia ci sono stati dei voti, è normale che ci siano degli emendamenti su cui si va sotto e poi se si ritiene di doverli correggere si correggono dopo. Quindi era un segnale politico? Sì. Siete preoccupati? No. È giusto che si discutano queste cose all'interno del PD? Sì. È giusto che si facciano i voti parlamentari? A mio giudizio no, tuttavia oggi cosa accade? La RAI viene approvata in prima lettura. In prima lettura avremo la Camera e verificheremo alla Camera. Una considerazione, me la permettete, sulla RAI. Io ho approvato e ho chiesto al Parlamento di approvare in tempo la riforma per fare il rinnovo del Consiglio di amministrazione. Però abbiamo scelto di non fare un decreto legge perché sarebbe sembrato lesivo delle prerogative del Parlamento. Quindi in una logica di rispetto istituzionale abbiamo deciso di fare un iter normale. L'iter normale purtroppo non è arrivato a conclusione e noi siamo in prorogazione ormai da mesi perché la RAI è scaduta con il bilancio del 2014, il Consiglio di amministrazione della RAI. Quindi noi siamo al 31 di luglio, 7 mesi dopo, ed è giusto che si possa avere un nuovo consiglio d'amministrazione. Ho visto oggi un autorevole consigliere d'amministrazione uscente, la dottoressa Tobagi, polemizzare duramente con noi perché facciamo il rinnovo. Il rinnovo si fa perché lo prescrive la legge. La cosa scorretta non è rinnovare il consiglio d'amministrazione, sarebbe continuare con la proroga. Questo è il punto che vorrei che fosse chiaro. Non è che abbiamo deciso di cambiare all'improvviso opinione, noi dobbiamo cambiare il consiglio di amministrazione perché dopo 3 anni cambia il CDA, è la legge che prescrive questo. Chi chiedesse di continuare con lo stesso consiglio di amministrazione fin tanto che la legge non viene approvata tradirebbe il principio di diritto civile, di diritto privato, che privato in questo caso non di diritto privato, di diritto comunque commerciale che
sta alla base delle regole del gioco nelle aziende. Vorrei che fosse chiaro questo. Poi naturalmente se tu sei consigliere d'amministrazione, hai fatto 3 anni, avrai tante cose da raccontare dei risultati che hai ottenuto. Ci dirai che cosa hai fatto, cosa non hai fatto, come sono andate le cose, qual è il giudizio che diamo. Ma non è che uno dice, beh, però siccome non c'è ancora una nuova legge andiamo in prorogazio. La RAI è una grande azienda, ha bisogno di una totale e perfetta corrispondenza tra le leggi e la governance. Noi siamo impegnati a che il Parlamento il giorno 4 in sede di commissione di vigilanza, come prescritto da una legge di questo Paese, che la legge attualmente è vigente e che il Parlamento ha ritenuto di non dover cambiare, ma che cambierà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, siamo impegnati a individuare 7 consiglieri d'amministrazione. Meglio, il Parlamento individuerà 7 consiglieri d'amministrazione, la commissione di vigilanza ha i numeri per farlo e il giorno 4 voterà per avere 7 consiglieri d'amministrazione. Il giorno 5 il governo presenterà le proposte di presidente e il nome di direttore generale. Saranno proposte ispirate da 2 criteri: l'autorevolezza e la competenza. Autorevolezza perché noi pensiamo che il modello nel rapporto tra politica e RAI debba essere un modello alla BBC, come ci siamo sempre detti, un modello cioè di assoluta indipendenza. Il governo ha il compito di nominare il presidente e il direttore generale, ancorché con le modalità sul presidente rafforzate, come sapete, del voto dei 2/3 della commissione di vigilanza, per cui noi faremo quello che riteniamo sia giusto e doveroso fare, offrire i nomi più autorevoli e competenti che riteniamo possano essere offerti. Il giorno 6 la commissione vigilanza, da quello che ho capito, voterà sulla proposta del governo di presidente e a quel punto vedremo se il 7 avremo la possibilità di avere un consiglio di amministrazione pienamente in carica e operativo, come è giusto, doveroso e naturale che sia. Lo dico perché questo della RAI è importante. Sarebbe stato un'assurdità giuridica non nominare il consiglio d'amministrazione, perché nel frattempo non c'è la legge. Il consiglio è scaduto e noi non possiamo avere la principale azienda culturale del Paese, per noi europea, senza organi pienamente legittimati ma in prorogazio. Finisco. Ma quello sarà un consiglio a tempo fino alla nuova legge? Questo lo deciderà la legge, perché lei sa che nella legge che lei ha sicuramente letto e che è stata approvata questa mattina c'è una norma che dice che nel momento in cui entra in vigore la nuova legge i poteri dell'amministratore delegato, cioè i poteri previsti dalla nuova legge per l'amministratore delegato, vengono tra virgolette trasferiti al direttore generale in carica, che quindi prosegue fino al 2018. Il Parlamento naturalmente è sovrano per fare soluzioni diverse, quindi le direi che no, non è un consiglio a tempo o a termine, è un consiglio che durerà 3 anni dall'agosto del 2018, dall'agosto del 2015 fino al bilancio del 2017. E considerando che le elezioni saranno a febbraio, immagino che sarà il Parlamento successivo a eleggere, con le modalità che noi abbiamo definito, i consiglieri di amministrazione, sempre che la legge naturalmente passi. Però abituiamoci a rispettare le leggi, lo voglio dire, perché veramente trovo surreali alcune polemiche nei nostri confronti. Noi abbiamo proposto di cambiarle, ma non è che decidiamo d'imperio, altrimenti succede che se fai il decreto legge per cambiare velocemente sei antidemocratico e violi le competenze del Parlamento. Se viceversa rispetti il Parlamento, però non puoi fare le nomine perché altrimenti dobbiamo aspettare la legge. Ragazzi, mettiamoci d'accordo. Rispetto infine alle questioni di Azzollini e del voto di qualche giorno fa, io ho molta fiducia nei senatori. Qui non si sta parlando del bar dello sport, si sta parlando, e nemmeno della simpatia di un senatore o di un deputato. Qui si sta parlando della libertà o degli arresti domiciliari. Arresti domiciliari, no? Comunque della privazione di libertà, o libertà o privazione di libertà. Di conseguenza c'è la Costituzione e ci sono delle leggi. Il PD è quel partito, chiedo scusa a voi se rispondo nel merito a una domanda che però riguardava il PD, quindi mi cambio giacca per un istante, il PD è quel partito che quando si è trattato di mandare ai domiciliari o addirittura in galera un proprio deputato lo ha fatto. Non
perché si riteneva che non vi fosse il fumus persecutionis. La Costituzione dice fumus persecutionis sì o no. La posizione della Giunta è stata di un tipo. Quando il capogruppo ha visto le carte e ha scelto di cambiare la posizione dicendo vi lascio libertà di coscienza perché avendo letto le carte anch'io mi sono convinto che questa sia una vicenda molto complicata e su cui il fumus persecutionis potrebbe essere, ha lasciato la libertà ai senatori. Io non ho letto le carte, quindi non so dirle come avrei votato. Questa non è un'operazione su cui si vota di partito o non di partito, qui si vota guardando le carte. E chi ha letto le carte ha ritenuto, in larga maggioranza, non tutti, di votare contro l'ipotesi di arresto. La considero, glielo dico con molta tranquillità, un segno di maturità. Io credo alla buona fede e all'intelligenza dei senatori e dei deputati. Per cui se c'è da mandare in galera uno perché non c'è il fumus persecutionis, i nostri deputati lo hanno fatto. Di un collega, Lei sa cosa significa dire a un collega oggi sei qui e stasera sei in carcere, non vedi i tuoi figli. Evidentemente però se si rispetta la Costituzione il PD è stato capace di fare questo e il PD rispetta la Costituzione. Se vedendo le carte, perché noi non siamo dei passacarte della Procura di Trani, il Parlamento della Repubblica non è un passacarte della Procura di Trani, se i senatori hanno ritenuto, e bontà loro, io non ho letto le carte e non sono in grado di dirlo, di non aderire alla richiesta in presenza di una fumus persecutionis che alcuni senatori, io ho letto quello che ha scritto Ichino per esempio, che è stato molto puntuale, hanno ritenuto sussistere, evidentemente si assumono le loro responsabilità. Io credo ai miei deputati, credo ai miei senatori e faccio parte di un partito politico che, avendo grande rispetto della Costituzione, crede nei valori che essa rappresenta, a partire dal rispetto della magistratura. E rispettare la magistratura significa rispettare le competenze che hanno i giudici, le competenze che hanno gli altri. Questo è un passaggio molto molto importante che le dico con la libertà intellettuale e la forza di un segretario di partito che rappresenta il principale partito europeo, non soltanto il principale partito italiano, e che ha avuto la forza e il coraggio di dire ai propri deputati «Ehi, tu stasera non dormi a casa perché noi vediamo che non c'è fumus persecutionis e non ci fa vero l'amicizia o la colleganza, noi siamo convinti che tu debba rispondere di quello che i magistrati ti hanno fatto». L'abbiamo fatto con i nostri, figuriamoci se abbiamo problemi a farlo con gli altri. Grazie, se ci sono altre domande direi di no perché ho risposto, direi ti ho fatto giornali domani tranquillamente, sei tranquillo, nel senso che era preoccupato che da un po' di tempo non scendevo in sala stampa e quindi sono sceso volentieri in sala stampa. Ah no, però scusate, a questo punto visto che ho obbedito a Sensi ciecamente vi vorrei chiedere una cortesia. Oggi c'è Expo, una cosa molto bella, i ministri della cultura, so che non è proprio uno di quei titoli che vi... più o meno come la fatturazione elettronica, su cui domani immagino che ci saranno gli speciali. Quattro pagine su come funziona la fatturazione elettronica. Ove non vi restasse uno spazio dalla fatturazione elettronica, la cosa dell'Expo è veramente importante oggi, perché ci sono tutti i ministri, tutti, un centinaio di ministri dei beni e delle attività culturali del mondo. È per noi un elemento forte, di grande rilevanza, per noi un elemento importante, la cultura come motore dello sviluppo dell'Italia che verrà. Più di chiedervi di dedicare un po' di attenzione a questo, non saprei che cosa fare se non augurarvi buon weekend. Arrivederci, grazie. Io l'ho chiesto, lo spazio per...